Siamo in Via della Sapienza e questa è la Biblioteca Comunale degli Intronati, che festeggia 10 anni da quando è diventata una biblioteca con gli scaffali aperti, e quindi una biblioteca completamente rinnovata che ha aumentato il numero degli utenti, dove si può trovare davvero di tutto, e quindi è un luogo di incontro, di studio, di ricerca, e ci sono anche degli spazi dedicati ai piccolissimi. Tutto questo nei festeggiamenti di questi 10 anni di totale rinnovamento della fruizione della biblioteca comunale, che vedranno tutta una serie di eventi in calendario, un fine settimana divertentissimo per tutti, ovviamente a ingresso gratuito. La biblioteca degli Intronati ormai da 10 anni ha cambiato volto e ha cambiato il modo di porsi nei confronti di tutti i suoi utenti, e questo ha dato dei buoni frutti. Senz'altro, ha arricchito i suoi servizi, nel senso che la biblioteca pubblica aperta, a scaffale aperto, comprensiva della biblioteca per ragazzi e bambini, ha incentivato la partecipazione, ha arricchito l'offerta in una maniera strepitosa. Del resto, questo era un po' sempre nei programmi. La Biblioteca degli Intronati ha, come dire, un carattere plurale, è una grande biblioteca storica, una delle grandi biblioteche europee, una biblioteca di conservazione del patrimonio bibliografico straordinaria, è una biblioteca per studiosi, una biblioteca di ricerca, ha anche la sua emeroteca e dunque anche un pubblico di frequentatori che la usano appunto per un servizio, per così dire, quotidiano. Ma insieme a tutto questo, la biblioteca a scaffale aperto, con i suoi molti volumi, con delle frequenze che sono rimarchevoli dal punto di vista dei prestiti, noi abbiamo una media di 90.000 e più prestiti all'anno, ad esempio, comprensiva ovviamente anche dei film, dei DVD. Oggi dire biblioteca significa in realtà sempre di più dire mediateca. Tutto questo ha arricchito molto, ecco, la nostra presenza, e festeggiando i 10 anni di apertura vogliamo far sì che questa realtà sia sempre più conosciuta, e abbiamo scelto di puntare molto sul pubblico giovanile. Il nostro programma è per l'80% finalizzato a un pubblico di bambini, di giovani, perché crediamo che per non far prevalere, non dico combattere, perché poi le modalità di accesso ormai alla lettura sono varie, per fortuna, ma per non far prevalere in modo assoluto le nuove vie, i nuovi media elettronici, l'importante sia che l'incontro con la lettura sia festoso, sia gradevole, sia simpatico, e avvenga dalla primissima età, in modo tale che si intrecci con lo spettacolo, con la musica, con cioè una lettura che non si limiti a star chiusa dentro la scrittura storica, ma che faccia del libro, dell'incontro con il libro, con le storie che il libro racconta, un momento di esperienza vivace, e che si inserisca a pieno titolo nel processo formativo di un ragazzo, di un bambino, fin dalla primissima età, fin dai primissimi momenti in cui questo avviene.
Cosa significa oggi quindi, qual è il significato della Biblioteca Comunale degli Intronati per la città di Siena, Barzani? Ha un significato, o meglio io parlerei di significati, cioè perché per un verso attraverso il gabinetto di segni e stampe, attraverso tutta una serie di settori che sono stati molto rafforzati negli ultimi anni, è una biblioteca che insieme a quella universitaria, la biblioteca umanistica, è una biblioteca di ricerca, cioè come sono le biblioteche, luoghi essenziali di ricerca. Ma insieme a questa dimensione è stata accentuata, vogliamo accentuare, non che prima non esistesse, anche il suo ruolo di punto d'incontro, di discussione su quello che viene prodotto criticamente, bibliograficamente sulla città, ma non solo, e anche come momento di formazione, cioè questo lato pedagogico, diciamo, ecco, che la biblioteca ha in sé, nel suo DNA, qualsiasi biblioteca, ma questo deve essere accentuato a nostro parere, ed è questo il senso del programma che presentiamo, accentuato e diversificato anche con un intreccio di linguaggi, ad esempio il fumetto. Un tempo, insomma, il vecchio bibliotecario il fumetto lo considerava fumetto, o comunque graphic novel, come ora si usa dire, sarà, è da sempre, pensiamo a Linus, da quando è apparso Linus, Oreste del Buono, Elio Vittorini, grandi autori hanno considerato e considerano giustamente il fumetto un grande mezzo di comunicazione anche dal punto di vista giornalistico. La presentazione dei libri giornalistici, ad esempio, il giornalismo è sempre di più anche un giornalismo di scrittura, c'è una letteratura giornalistica che non va dimenticata, e poi anche forme di spettacolo, di animazione, come si usa dire. Noi abbiamo ospite d'eccezione la banda Osiris per le nostre iniziative, che danno modo di partecipare in maniera divertita. Insieme a questo, incontri con gli autori. Per ora ne abbiamo organizzati molti, non sono in calendario moltissimi per questi 10 anni. C'è l'incontro importante con Simona Vinci, una delle scrittrici di più alto livello dell'attuale letteratura italiana, ma insieme all'incontro con Simona Vinci presenteremo il catalogo della mostra che abbiamo fatto dedicato alle esperienze senesi di Mario Luzzi. È un catalogo che è veramente di sintesi, ecco, rilevante su questi aspetti. Presenteremo documenti e testi sulla Grande Guerra, in connessione anche sulla bella mostra e sulla Grande Guerra in ottobre si aprirà con la nostra collaborazione alla Santa Maria della Scala, e dedicheremo a 40 anni dalla morte di Armando Sapori un convegno storico, appunto, su Armando Sapori, che è nato a Siena, come si sa, grande storico dell'economia, che ha dato alla biblioteca, ha lasciato in eredità alla biblioteca il suo immenso patrimonio, e che merita quindi una riflessione oggi come oggi particolarmente attenta su fenomeni che nella storia hanno avuto un'incidenza anche nella storia di Siena così profonda e che oggi meritano di essere rivisitati. Parliamo di numeri, perché i numeri sono importanti per capire come nel tempo la fruizione della biblioteca comunale è cambiata, grazie anche alla disposizione diversa che è stata fatta degli scaffali, dei libri, dei tavoli. Biblioteca pubblica, scaffale aperto, significa ovviamente i libri a diretto contatto con l'utente, e questo è fondamentale per la fruizione, per l'accessibilità, per la facilità con cui un utente ha la possibilità
di fruire del libro o di tutti i materiali che si mettono a disposizione in una biblioteca pubblica. Quando facevamo prestiti con i libri a deposito non arrivavamo a 15.000 prestiti all'anno. Sapevamo noi bibliotecari che con l'apertura di una biblioteca pubblica a scaffale aperto sarebbe aumentato, ma nessuno di noi sinceramente si immaginava che nel giro di pochi anni si arrivasse a superare 100.000 prestiti all'anno in una città come Siena, che comunque offre anche altre strutture bibliotecarie, piena anche di studenti. Ma in realtà è stato veramente un bel successo, un obiettivo raggiunto, anche se ovviamente noi non ci contentiamo, nel senso che continuiamo a lavorare perché si incrementi ancora il numero dei prestiti, ma comunque il numero dei frequentatori di questa biblioteca. La biblioteca pubblica si trova in un luogo molto bello e è la zona, è la parte più antica della biblioteca. Sembra un controsenso, quasi una contraddizione, la parte più moderna, più aggiornata della biblioteca nella zona più antica, cioè il vicolo della Sapienza, dove anticamente era la Casa della Misericordia. E invece anche questa soluzione, questa scelta è stata estremamente positiva. Questo luogo è sempre pieno di giovani e di bambini, perché qui è stata allestita anche la biblioteca per bambini e ragazzi. Attualmente ci sono circa 84.000 libri per adulti ammessi al prestito su un totale di oltre 200.000 libri ammessi al prestito. Gli altri ovviamente sono a deposito in biblioteca pubblica, ci sono quelli più nuovi. Tra questi, oltre ai libri per gli adulti, abbiamo oltre 17.000 volumi e libri per bambini, 9.000 multimediali, cioè significa film, audiolibri, ma anche CD e DVD musicali. C'è una ampia varietà di materiali. Oltre ai libri di carta, però prestiamo anche, con modalità diverse, libri elettronici e anche i device, cioè gli strumenti per poterli leggere. Cioè prestiamo anche gli ebook reader e attraverso una piattaforma che si chiama Media Library Online consentiamo ai nostri utenti gratuitamente di prendere in prestito anche libri digitali. La frequenza giornaliera in biblioteca pubblica sfiora le 350 unità e una curiosità, dal 23 settembre 2006 ad oggi la biblioteca ha effettuato più di 850.000 prestiti. Devo dire che effettivamente quando abbiamo progettato questo luogo, lo ripeto, non ci aspettavamo una frequenza, un'assiduità, direi proprio folla di questo genere. Quali sono gli orari di apertura al pubblico della biblioteca? La biblioteca è aperta tutti i giorni, dalle 9 la mattina alle 19 il pomeriggio. Il sabato mattina è aperta dalle 9 alle 14 in occasione del decennale. Faremo anche delle aperture straordinarie della biblioteca. Venerdì 23 sarà aperta fino a mezzanotte, sabato 24 fino alle 20 del pomeriggio e si farà un'apertura straordinaria in occasione dell'incontro con Folco Terzani domenica 25 settembre. La musica cosa c'entra in questi festeggiamenti? In biblioteca c'è silenzio, di solito non si può parlare, non si può ridere, non ci si può muovere perché si deve stare seduti, composti, leggere i libri, studiare e invece ci sarà anche confusione, no? Noi abbiamo pensato a una vera e propria festa. Il nostro programma per il decennale in realtà inizia a settembre e finisce a dicembre 2016, ma il clou è questo fine settimana, 23, 24 e 25, e il giorno dell'anniversario, del compleanno, abbiamo pensato proprio a una giornata musicale, dalla mattina alla sera. La mattina ci saranno mamme e neonati e ci sarà un concerto di percussioni molto leggero qui in biblioteca bambini e ragazzi, proprio per loro.
Poi più tardi, nella mattinata e nel pomeriggio, allievi dell'Istituto Franci che suoneranno in vari luoghi della biblioteca, allievi di Siena Jazz, e anche loro saranno nell'atrio della biblioteca. La sera alle 9 in sala storica abbiamo la banda Osiris, e questo è un po' la manifestazione, direi, più importante, senza voler fare graduatorie del 23. Questo per quanto riguarda la musica, ma non ci fermiamo qui, perché in realtà sono previste nell'ambito del programma di animazioni che riguarda la biblioteca per bambini e ragazzi, quindi bambini, abbiamo tutta una serie di appuntamenti per quanto riguarda un progetto che si chiama Nati per la Musica, che è, diciamo, il corrispondente di Nati per Leggere, cioè in poche parole un progetto ormai nato da tempo di educazione alla musica per quanto riguarda i molto piccoli, e abbiamo vari incontri su Nati. Da che età? Come si dice, da 0 a 3 anni. E poi avremo un incontro sempre che riguarda la parte musicale con Francesco Martinelli di Siena Jazz, che presenterà un libro di Ted Gioia sugli standard del jazz questo a fine novembre. Ci accompagneranno vari appuntamenti musicali per tutto il periodo. La banda Osiris dentro la biblioteca comunale, cioè starete zitti oppure fate musica? Che succede in biblioteca? Ci proveremo come sempre, tenteremo di fare silenzio, ma sarà un po' impossibile perché ci stiamo un po' preparando da tempo a questa. Però è un grande, anzi, essendo nel magico silenzio, circondati dal magico silenzio, avremo ancora più forza, romperemo quest'aura magica. Che spettacolo sarà? Lo spettacolo è un po' in dimensioni ridotte perché non abbiamo, diciamo, le grandi masse a cui siamo abituati, ma per forza di cose siamo in sala storica, quindi avremo un contegno più dignitoso, più educato, e fa riferimento al nostro ultimo lavoro, che è un libro, perché siamo in biblioteca, e che si intitola Le dolenti note, che è un vademecum per i nuovi musicisti. In realtà il sottotitolo è non intraprendete questa carriera musicale, questo per due motivi: uno, perché è sempre più difficile, ci sono sempre più musicisti, la concorrenza è sempre più spietata; secondo, perché meno giovani levi si fanno avanti, più opportunità abbiamo noi di poter arrivare alla pensione, che si sta sempre più allontanando. Quindi ingresso gratuito per divertirsi con voi. Si comincia alle 9, quanto durerà questo divertimento? Dipende, non c'è il limite al divertimento, forse tutta la notte, chissà. Vedremo. Abbiamo anche uno scoop, infatti abbiamo fatto anche un piccolo regalo alla biblioteca, abbiamo un regalo fatto proprio per il bibliotecario, l'esperienza del bibliotecario, un rap, un inno, l'inno del bibliotecario. We'll be right back.